da potermi fermare. Ciao Franco. Ciao. Stasera non hai fatto nulla. No, niente. Però è finito in pratica il primo mese, il mese di ottobre, di questo lancio di questa nuova avventura. Sì, i primi 25 giorni. Pesce, tartufo. E ora hai aperto questo nuovo concetto di cucina internazionale, che di solito lo chef prende, mette in menù, non lo so, il goulash, punto e basta, te invece... Un menù totalmente indiano. E con uno staff indiano? Un staff indiano, giustamente, perché non avrebbe senso fare un menù indiano da un italiano, secondo me. Ognuno deve contare la propria cultura, il proprio sapere, i propri ingredienti e le proprie tradizioni. E quindi ora so che ripartiamo, un po' di pesce, un po' di tartufo, qualcos'altro. Anzi, stasera ho avuto delle idee per qualche minima contaminazione anche nel menù, che verrà in un paio di cose magari aggiunto. C'è stato un paio di cose indiane che mi sono piaciute, che si sono fuse con quello che è un po' il mio pensiero, sai, un po' di cose. Che poi parlando di menù, ora entriamo in quei mesi, novembre, dicembre, le giornate nuggiose dove ci si consola a tavola. Assolutamente. Certo, quando magari ora, finora ci ha graziato il tempo, però insomma credo che poi già il freddo comincia ad arrivare, si sta bene, non piace caldo. Ecco, hai già qualche idea per il menù invernale? Ci sto lavorando, perché fino adesso non ce n'era poi più grande richiesta, però sta funzionando bene un'impostazione che gli sto dando io, perché al di là di avere una carta, come hai visto, abbastanza fornita, abbastanza, io tengo sempre delle cose extra, no? Compro quello, come quando vado a pescheria, anche se c'è qualcosa che mi piace, lo tengo. Quindi come è capitato ieri sera, come è capitato, devo dire, la stragrande maggioranza delle volte, arrivano amici o non amici che mi chiamano, io poi al tavolo, lo sai, a parlare con le persone, con i clienti, e vanno sulla degustazione, quindi assaggi di cose che mi permette a me di farmi provare delle cose magari sul momento, che nascono a volte anche in tempo reale, insomma, perché ho le materie prime, perché questo permette di mangiare sempre comunque cose diverse, quindi puoi venire qui a mangiare 20 volte e 20 volte mangi cose che diverse l'una dall'altra, e la gente vedo che apprezza, perché riesce a mangiare un pochino di tutto, quindi non un classico antipasto e primo e secondo, che sono due portate poi alla fine, ma mangia 5, 6, 7 assaggi ed è più soddisfatta, molto più. Senti, io stasera ho assaggiato tutte le varie portate indiane, ora non ti cito i nomi perché non ti vorrei far fare brutta figura, perché io le ho imparate e tu no, però mi è piaciuto anche molto l'abbinamento, le bollicine prima, poi il Monte Carlo Rosso. Monte Carlo Rosso, sì, beh, insomma, abbiamo voluto mangiarci, in India la cultura del vino. Non sappiamo com'è. Non esiste, diciamo che non esiste. Quindi su un indiano fatto in Toscana abbiamo preso un'eccellenza toscana, Monte Carlo, più vicino, che non c'è stato male poi alla fine. No, stava benissimo, anzi sfortunatamente abbiamo anche seccata la bottiglia. Quindi questo ci fa capire che il vino italiano poi alla fine va bene con tutto, no? Senti, allora io ti seguo sui social perché voglio scoprire la tua prossima serata internazionale, quando sarà, e poi queste propostine per il freddo. Ci sto pensando, ci faremo un'altra serata in cucina internazionale, perché la serata è andata molto bene, mi è piaciuta, la gente si è divertita, curiosato dentro i piatti, quindi delle cose ci stiamo lavorando per l'inverno, qualche sorpresa al senso. Perfetto, niente, ti staniamo sui social. Ciao Franco.